Siamo dopo un po' di cavolate dei cialtroni a pagamento, ma come Zhang, come dicono loro, abbiamo un asso nella manica di un giornalista che ha dichiarato certe cose perché è stata registrata da uno degli utenti. Quel cialtrone. Compliments. Pensavi di averla scampata, cialtrone, da quattro soldi, invece no. Lo vedrai ora. Stanotte ho dormito poco, io te lo dico. Allora, Napoli-Milan. Il Milan trova l'andata un Napoli senza attacco, al ritorno idem, Osimhen camminava. Diciamo però che nelle due sfide, dai, Milan potrebbe aver meritato anche la semifinale. Siamo tutti lì con le idee alla semifinale di 20 anni fa. Il nostro cuore sanguina ancora. Ragazzi, io rispetto le vostre idee, ma voi dovete rispettare le mie. Io voglio una semifinale, lo dico già da una semifinale di Champions, per me sarebbe un sogno. Poi dopo vedremo se ci rimarrò male, se ci rimarremo male. E intanto fammela giocare, poi staremo a vedere. Questa per assurdo è una stagione che può passare alla storia per tanti motivi, perché il cinese aria, ormai lo abbiamo capito tutti, no? Sapete per me che chi saranno i nuovi proprietari? Saranno i sauditi. È sempre la stessa idea, lascia perdere InvestCop, Bertarelli, Lasri, lascia perdere. Saranno i sauditi a prendere l'Inter, sono loro. Ed è una stagione per assurdo e può passare alla storia, perché il cinese è via, toglie le tende, che vende la società finalmente. L'Inter potrebbe arrivare per assurdo in semifinale di Champions League. E poi sai, quando sei preso, quando hai una scia positiva, capito? Vedi il mondiale che ha vinto l'Italia, parti da sfavorita, non ti dà due linee nessuno, però aleggia sempre quella scia positiva in quelle determinate partite. Questa è una squadra bipolare, inaffidabile. I giorni prima vengono fatte le risse, vedi Onana e Brozovic, è saltato lo spogliatoio da tanto tempo, ma facciamo un esempio con la nazionale, ma anche in nazionale salta gli spogliatoi e si vince il mondiale. Capito? Non lo puoi mai sapere. L'unico dubbio che ho io è che con il Benfica abbiamo un grandissimo vantaggio, abbiamo fatto due reti là, ma questa è una squadra che dura fatica a fare gol ed è una squadra che a livello di variabili offensive non ne ha, gioca sempre alla stessa maniera. Ma in Champions League questa squadra si trasforma. Ma cos'è che trasforma? Trasforma l'atteggiamento, la voglia, la motivazione. Quindi io confido stasera in un Inter bipolare, perché questa è un Inter inaffidabile e bipolare, che faccia una bella partita, ma sempre fatto in Champions. E comunque giocare un derby di semifinale Champions League sarebbe veramente tanta, tanta, tanta roba. Ragazzi, ci resta di andare in campo. Ripeto, mettere da parte tutte le simpatie, le antipatie. Moratti sta parlando, attenzione a quello che dice Moratti. I fondi potrebbero farsi rappresentare da una famiglia. Attenzione a quello che dice Moratti. Attenzione ai cinesi, vi siete abituati alla mediocrità. Quando, ricordatelo, quando Massimo Moratti ha sempre difeso i cinesi. Facci caso, ultimamente non lo difende più. Per quello, e poi riguarda la Champions League, il Milan, secondo me, Spalletti, Luciano, hai un po' sbagliato ad affrontarli, perché se li vai ad attaccare è quello che vogliono, loro vogliono essere attaccati, ti lasciano la spazio, ti lasciano la palla e poi questi in ripartenza ti spaccano i due. E hanno ritrovato anche una buona condizione fisica quelli del Milan, hanno solo quel gioco lì, ma hanno anche Diaz che è bravo soprattutto nelle verticalizzazioni, perché Giroud davanti è fermo, ragazzi. Giroud è come Dzeko, ormai è lì fermo, Diaz è bravo, è un grande centravanti nel posizionamento, ha tanta esperienza, ma è un centravanti fermo che spesso non riesce più nemmeno a dettare la linea di passaggio, capisci? Quindi, però questi di Milan hanno ritrovato condizione, convinzione, anche loro in Champions League stanno andando molto molto bene, però ricordiamoci, noi abbiamo incontrato il Barcellona, quindi in Champions League cambia tutto, ragazzi.
cambiano gli scenari. Cioè l'Inter, te lo ricordi il film Over the Top, quando si gira il cappellino per fare il braccio di ferro? Noi siamo uguali, stasera ci si gira il cappellino, come qualcuno mi chiama cappellino, ci si gira il cappellino e dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto in Champions. Occhio, te lo dico subito, occhio, occhio a non prendere gol subito, perché l'importante per me, Giuse, stasera come la vedi? Te lo dico come la vedo. L'importante è non prendere gol nella prima mezz'ora. E te mi dirai, grazie al Kaiser. No, te lo dico, sai perché te lo dico? Perché se no, ritornano i mostri del campionato nel cervello dei giocatori. Non bisogna prendere gol nella prima mezz'ora. Se si passa la prima mezz'ora senza prendere gol, secondo me la partita si metterà bene. Loro saranno aggressivi, ci attaccheranno, ma fondamentalmente è Joe che va bene a noi, perché loro ci attaccano e noi poi dopo noi con le ripartenze facciamo male. Non giochiamo come il Milan, però insomma anche noi spesso facciamo male nelle ripartenze. Quindi, perché ormai l'hanno capito tutti, il gioco a tergicristallo di Inzaghi, tic tac, tutto in orizzontale. Quando non ti concedono la profondità, le squadre avversarie ti mettono tutti in difficoltà. In campionato lo hanno capito tutti, speriamo che il Benfica continui a giocare, ma sempre giocato, ovvero sia a viso aperto, Spavaldi, in maniera da portare a casa una semifinale. E poi dopo, ragazzi, come dice anche il nonno, bastardo interista che saluto, poi dopo semifinale, Inter Milan, saltano i cuori di tutti, saltano i cuori nostri, degli interisti, ma saltano anche i cuori dei milanisti, perché ambe due le parti, io ve lo dico. Ma io la vorrei giocare, la voglio giocare, quindi confido nell'Inter bipolare, va anche di moda. Ciao Inter.